reazioni a questa riforma che sta proponendo il governo, le proposte altre che sta producendo il comitato 12 ottobre, insomma il gruppo di persone che veniva dal comitato 12 ottobre al posto di riforme di questo tipo. Il discorso sarebbe lunghissimo, però quello che lei mi sta facendo, perché parlare delle riforme che proponiamo noi, la legge elettorale intanto deve lasciare spazio alle opinioni dissidenti, alle minoranze, non è possibile, la nostra Costituzione è una Costituzione pluralista, non è una Costituzione che vuole che siano rappresentate solo pochissime voci in Parlamento, quindi mettendo una soglia all'8% per quelli che non sono coalizzati, in pratica taglia in radice ogni possibilità di espressione di minoranze, di posizioni vivaci e non conformiste. Su che cosa proponiamo a noi? Adesso sarebbe un discorso lungo. Per esempio, per il Senato, a me va benissimo che lo diminuiscano di numero, dovrebbero diminuire anche la Camera dei Deputati, per la verità. Ma restando al Senato va anche bene che sia espressione delle autonomie, perché a livello centrale, di Stato centrale, ci deve essere qualcosa che parla, qualcuno che parla in nome dei territori, però non mi va bene per niente che siano i sindaci, i presidenti di regione, eccetera. Oltretutto potrebbe venire fuori una cosa di un colore abbastanza omogeneo nel caso in cui le elezioni abbiano dato risultati non tanto variati da una regione là. Io vorrei che fosse eletto un piccolo Senato con un numero fisso di rappresentanti eletti per ogni regione dai cittadini della regione, che finalmente l'abbiano voce, perché in tutte queste riforme l'unica cosa che io noto è la volontà di reprimere i cittadini, di togliergli qualsiasi spazio. Non ci sono le preferenze, nella legge elettorale le liste sono liste bloccate come erano prima, contro quello che la Corte Costituzionale ha detto. E c'è il premio in maggioranza elevato, come la Corte Costituzionale ha detto che non può essere. In più si vuole togliere anche la possibilità di eleggere questa seconda Camera, chiamiamolo Senato, chiamiamola quel che volete. E quindi almeno qui che si ridia un po' di voce a questo popolo che secondo l'articolo 1 della Costituzione dovrebbe essere sovrano. Basta, non ho altro. Grazie. Ciao.